Ciao amico visionario, amico di visionaire.fm, se in questo ponte dell'Immacolata sei rimasto a casa e magari cerchi qualcosa da fare la sera e vorresti andare al cinema ma non sai cos'è uscito di nuovo in sala, ecco qui un comodo riassunto per te con le novità della settimana. Ready, go! Cominciamo subito con tre documentari in uscita. Il primo è Bigger Than Us, Un Mondo Insieme, documentario che racconta il viaggio in giro per il mondo per incontrare giovani attivisti. Esce poi C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, documentario che parla del mondo della salute pubblica, sempre più ridotto al lumicino. Terzo e ultimo documentario, Annie Ernaux, I miei anni Super 8. Una raccolta di video girati dalla stessa Ernaux e dalla sua famiglia tra il 72 e l'81 per raccontare anche eventi storici avvenuti in Francia e nel resto del mondo. Passiamo, diciamo, ai racconti di fiction con il drammatico Ma tu mi vuoi bene? Non è drammatico, ma appartiene di più al filone storico e biografico il film Chiara di Susanna Nicchiarelli, film che racconta la giovinezza, gli inizi di Santa Chiara d'Assisi, quindi quando Chiara, a soli 18 anni, scappa di casa nella notte per raggiungere Francesco, suo caro amico, per scappare dalle nozze combinate. Sempre storico, biografico e drammatico il film Il corsetto dell'imperatrice, film della quale vediamo protagonista l'imperatrice Elisabetta d'Austria, altresì nota come principessa Sissi. Film molto interessante. Passiamo poi all'animazione, all'avventura con Il gatto con gli stivali 2, L'ultimo desiderio, film che racconta un'avventura del gatto con gli stivali doppiato da Antonio Banderas. Cambiamo genere con il thriller L'uomo sulla strada. Passiamo poi alla dramedy, ovvero il film drammatico con commedia Sea Chef, La Brigade, film che rischia di essere veramente una scoperta questa settimana, quindi ve lo consiglio. Per finire con il drammatico Saint-Omer. Questa settimana, se mi chiedete che film sceglieresti tu, Lauretta, che cosa andresti a vedere, io vi do due scelte, due possibilità. Secondo me è molto interessante il film Il corsetto dell'imperatrice, che ci presenta la principessa Sissi sotto altri punti di vista che magari non sono stati presi in considerazione dal film e da fiction molto più famose e che tutti quanti hanno detto sia un film molto molto interessante, quindi lo controllerei volentieri. E poi, a sorpresa, sceglierei la dramedy, come si usa dire adesso, l'incrocio fra commedia e film drammatico, Sea Chef, La Brigade, film con un tema molto interessante. Per il momento è tutto, non mi resta che augurarvi buon cinema a tutti. Ciao ciao!